Vad, Ari, prima. Tutto il coso, tutta la polvere. Yeah. From the BART train to a tour bus. Still the same game, except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua con un nuovissimo video. Come potete notare, abbiamo una nuova inquadratura. Piano piano ci stiamo modernizzando, comprando sempre cose un po' Diglielo, più. Un po' più. diglielo, Un po'. diglielo. Cosa devo dire? Stiamo facendo i soldi, siamo miliardari. Vedete una nuova inquadratura in full HD. Ah, vuoi far vedere? Cosa vuoi far No, vedere? c'è la scala. Parleremo di Alistair Overeem, Badr Ari. Badr. It's a bad boy. Chuck. Chi è Badr Ari? Uno dei match più belli della storia del K1. Badr Ari contro Alistair Overeem. Due fighter di peso massimo. Superano entrambi i 100 kg, sono alti, boh, sono infiniti. Dai. Badr Ari 114 kg per 197 cm d'altezza. Mentre Overeem 196 cm di altezza, 117 kg, 3 kg in più di Badr Ari. Nel primo match che hanno fatto, Badr Ari era ancora più magro. Perché è uno dei match più belli della storia? Badr Ari E invece, cominciamo Overeem. dicendo. Badr Ari, chiamato Bad Boy, che era veramente uno dei più cattivi e crudeli all'interno dei ring. 120 match, 107 vittorie, 92 per KO, cioè Infatti, se vai a vedere il assurdo. suo score è una cosa allucinante perché la maggior parte sono di KO, sia fatti che subiti. Un po' come Mike Tyson, cioè o vinceva per KO che li massacrava, o perdeva per KO, no. Una parte che caratterizzava Badari era il suo segno sulla schiena, dovrebbe essere una voglia. Mentre Overeem è uno dei fighter più forti e completi che abbiamo avuto nella storia, anche perché lui combatteva sia di K1 come kickboxer, sia di MMA. Prevaleva sull'ottagono, cioè più di MMA. Infatti il suo score di MMA sono 62 match, di cui 44 vinti, 22 per KO e 17 sconfitte. La parte di kickboxing, 14 match fatti, 10 vinti con 7 KO, solamente 4 persi. McGregor puoi solo in... Può accompagnare solo. Uno stile di combattimento abbastanza cattivo. Lui usa molto la sua mole, nella sua categoria è uno dei più Stiamo parlando di due muscolosi. super massimi, che sì, dal primo match all'ultimo match che io ho visto, Overeem era, sembra Kimbo Slice. Sono uguali, uguali, Uno è morto e uno no. tranne che uno è morto. Entrambi sono due cani sciolti. Forse Badr Ari di cattiveria è ancora un pelino superiore. In tutti i suoi match, diciamo che la tecnica non è la parte che lo contraddistingue, ma veramente la sua potenza nei colpi che Esattamente. va a portare con dei calci veramente allucinanti. Ha combattuto con gente veramente Esattamente. forte, tutti i top fighter della K1 in quegli anni lì. Eppure comunque Overeem ha combattuto una gente del calibro di Boniaski. Comunque due fighter che sanno il fatto Ma loro. come hanno fatto a incontrarsi? Alla fine del match di Overeem è salito sul ring Badr Ari, che ha sfidato il campione di MMA in un match di kickboxing. Who fought today? Alistair, listen, all this hugging and shit is nothing. K1, stand up fight, real knockout. Che non è Mayweather contro McGregor, che uno faceva il pugilato. Entrambi erano, eccellevano nella parte dei calci, pugni e tutto quanto. Overeem accetta la sfida. Nel 2008 fanno il primo match, quindi Overeem accetta la sfida e combattono Overeem contro Badr Il match inizia subito durissimo. Entrambi iniziano subito a cercare di tirare giù Forte, l'avversario. Il problema è che Overeem, avendo una tecnica molto da MMA, quindi molto attaccata, non lasciava spazio, diciamo, a Badr Ari, che non è riuscito a fare il suo gioco e ha Esattamente, esattamente. solamente subito. Infatti, nel primo round prende una ginocchiata, un conteggio e lì finisce il match. Badr Ari non ha sfruttato tantissimo le sue lunghissime leve, ha fatto sì che riuscisse a fare il suo gioco, Overeem, cercare lo scontro diretto a distanza ravvicinata,
quindi è riuscito a fargli incassare un bel po' di colpi. E Badari cade per terra, che non era abituata a cadere per terra. Dopo questo match sale nell'Olimpo dei guerrieri della K1. Anche perché le luci ce l'aveva in quel momento là, Badari. Questa luce, diciamo, attira il pluricampione Remy Boniaski, un idolo, un dio della K1, che esatto. Va a sfidare Overeem. Overeem ne esce sconfitto. Ma questo non gli fa rovinare la carriera. Non si lascia perdere d'animo. Nel 2009 riesce a qualificarsi in World Grand Prix, sconfiggendo subito Peter Hertz, un altro idolo della K1 ai punti. Partecipano sia Overeem sia Badr Hari. Vengono estratti i match e finiscono uno in un girone e l'altro nel girone vicino. Sarà un caso che partecipa anche Badr Hari? Badr Hari voleva la rivincita. E aprirei una piccola parentesi. Dopo la sconfitta contro Overeem, Badr Hari richiede di fare subito il rematch contro Overeem, il quale però lo vuole sfidare con le regole della MMA. E Badr Hari non accetta. Anche perché ricordiamo, Badr Hari un solo match di MMA ha fatto nel 2003 e ha perso. Dopo 20 secondi ha perso. Come funzionava? Entrambi erano ai quarti di finale con altre due persone. Se loro battevano queste altre due persone, riuscivano a scontrarsi. Quindi fare finalmente questo rematch che tutti aspettavano dall'anno prima. Ma Badari cosa aveva promesso? Esattamente appena Overeem aveva accettato, diciamo, la sfida. Durante l'intervista Badr Hari va davanti al microfono e con parole molto calde, stranamente molto rispettoso, dice: I had a fight with Alistair Overeem, like everybody knew. He won that fight. It's strange for us as kickboxers that this guy wins from two strong guys in the K1. He did a good job. So, good thing for him. But if he gets through the first fight against Teixeira, then I promise that he won't make it two until 3 minutes in the kickboxing ring with me this time. Caso vuole che succeda proprio questo. Tutti match. Questo match parte come l'altro, molto, diciamo, cattivo. Entrambi vogliono tirare giù il prima possibile. Molto cattivo. Botte da orbi, botte da sembrava strano. Un pub, da lontano tiravano questi pugni che ha detto facevano male a me che lo stavo guardando. Però questa volta Badr Hari riesce a studiare meglio, diciamo, i movimenti del suo avversario. Diciamo che era anche più preparato, fisicamente si era allenato anche meglio, secondo me. Si è visto un Badr Hari più reattivo. È caduto un paio di volte per terra, come calciava, lo prendeva e lo lanciava per terra, proprio da MMA. Molto fisico, va proprio a chiudere la distanza. Ma stavolta va preso le misure Badr Hari e quindi in neanche 3 minuti riesce a tirarlo giù ben 2 volte. Botte, ma solo botte, ragazzi. E Badr Hari che torna alla sua vittoria, ragazzi. Diciamo che è stato uno dei match più attesi, più richiesti, che tutti volevano vedere. Questi due fighter, ora che hanno quasi 40 anni, ancora stanno combattendo e ancora stanno vincendo. Badr Hari, che l'ultimo suo match è stato a marzo 2018 contro SD Gerges, speriamo di averlo detto giusto. È stato un grande rientro dopo 2 anni di inattività, perché ha portato a casa comunque la vittoria. Ricordiamo che Mike Tyson, dopo il periodo di inattività, quando è tornato, ha preso solo KO. Mentre Overeem ancora rimane nella... Mentre Overeem ancora rimane nella UFC, perché sì, lui è entrato poi nella UFC a combattere, esatto. Combatte e vince ancora. Sì, Badr Hari è molto conosciuto nonostante non sia conosciuto sui social, è passato nella storia. Proprio perché è forte. Quando sento parlare di Badr Hari, sento parlare come veramente una leggenda, un fighter veramente leggendario. Nel suo paese, diciamo, nel Marocco, lui è proprio veramente un dio, diciamo. La cosa che ha fatto di bello, che si ricorda di più di Badr Hari, è
se non ricordo male, una volta ha regalato 400 pecore a un paese che non aveva. Questo si è trasferito in non so quale quartiere, ma forse negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, nel periodo in cui stava negli Stati Uniti, e ha picchiato praticamente tutti i suoi vicini di casa. Se voi guardate la storia di Badari, è perennemente in galera. Perché stava tanto tempo senza fare match? Perché stava in galera, lo arrestava, lo usciva, faceva la rissa, arriva al match e lui finiva in galera. No. Durante un face to face aveva preso a pugni un suo avversario, ma proprio preso a pugni. Poi, una delle sue prime gare, perso, che doveva, l'altro doveva essere squalificato, ti è incazzato, uscendo ha cominciato a spaccare lampadari, tirando pugni a lampadari. Ma questi sono i fighter che vogliamo, quelli veramente che ci tengono, che a non vincere. Combattono solo per i soldi, per il business, per... forse nel 2019 non è ancora sicuro, dovrebbe ritornare a combattere. Beh, io non vedo l'ora di rivederlo. Cioè, il video è finito, ragazzi. Noi vi aspettiamo al prossimo video. E ricordatevi di seguirci, di commentare, soprattutto dicendoci chi commentare, cosa fare, che cosa dire, che cosa non dire, chi commentare e chi non commentare. E quale fighter volete vedere nel prossimo video? Ciao, ciao ragazzi!